Ecco, contemporaneamente voi lavorate, forse siete il pezzo italiano più proteso sul mercato globale. Voi avevate percezione di quello che vi stava accadendo intorno, cioè che si stava, come dire, masticando un qualcosa che avrebbe portato a un'esplosione? Nascevano i primi linguaggi, il Fortran. Ted Nelson negli Stati Uniti cominciava a pensare a una rete per far circolare i saperi, l'IBM, la General Electric e la Hewlett-Packard stavano cominciando a cercare soluzioni per una potenza di calcolo più decentrata, insomma che si stava un po' preparando un domani diverso. La risposta è contemporaneamente negativa e positiva, nel senso che chiaramente che nasceva qualcosa di diverso era evidente e in qualche modo segnali anche deboli arrivavano continuamente. Però non c'era nella struttura aziendale una cultura tale da percepire in maniera precisa, cioè in altri termini, la struttura aziendale dell'Olivetti di allora era una struttura, parlo dell'Olivetti al tempo dell'Adriano, è una struttura fondamentalmente legata a dei prodotti di tecnologia meccanica e la sua, a prodotti, cioè, se vogliamo, che affrontava solamente un segmento particolare dell'informatica. Quindi c'erano i segnali, in qualche modo si percepivano, ma non c'era la capacità di elaborarli, perché ripeto, le persone che erano in grado di lavorarli erano molto limitate, molto ridotte. Ecco, prima noi parlavamo del contesto internazionale. Un passaggio fondamentale di quel contesto è rappresentato dalla corsa americana alla Luna. Il 25 maggio del 61 Kennedy lancia la sfida all'Unione Sovietica dicendo noi in 10 anni arriveremo sulla Luna e cambia anche un po' tutto il modo di organizzare l'informatica, la potenza di calcolo, perché la finalizza a un uso civile, ma anche a un uso più decentrato in qualche modo. Si pone il problema della miniaturizzazione. Piccolo è bello, se non altro per entrare nella navicella, si dice. Se direte però quando Kennedy lanciò la sfida, la cosa più importante allora, più che un problema di tecnologie, fu un problema della mobilitazione dei giovani. Io conosco almeno 3 o 4 americani che hanno deciso di darsi a studi scientifici e ingegneria in funzione di questa sfida. Cioè, quindi ci fu un aumento ed è veramente significativo degli iscritti all'università tecnico-scientifiche. No? Poi in funzione di questo. Quindi lo Sputnik, in un certo qual senso, fu uno degli acceleratori più importanti della tecnologia americana. Poi chiaramente, evidentemente, l'evoluzione tecnologica e così via portò tutta una serie di evoluzioni e chiaramente lei ha citato, la più significativa è quella dei componenti, quindi il problema i componenti passare gradualmente dalle valvole ai transistor ai circuiti integrati eccessivamente ai circuiti ai microprocessori. Ecco, noi vedremo, abbiamo una foto in cui si vede un tecnico della NASA nella sala controllo con in mano programma 101. Quel tipo di processo a cui si riferisce lei, cioè componenti più veloci, più piccoli, meno energivori, in qualche modo aiutò l'Olivetti ad essere Questo più poi si può competitiva. fare un discorso degli assi dei tempi, perché lei accenna al discorso del programma 101 presso la NASA, era un prodotto che facilitava l'utilizzazione dei calcoli da parte di questi, non siamo ancora a livello di prodotti, diciamo così, a livello di microprocessori, eccetera. Questi arrivavano dopo. No? Quindi possiamo dire? Quindi chiaramente siamo di fronte al fatto che da un punto di vista applicativo dal programma 101 fu uno dei primi prodotti che venne messo a disposizione dell'individuo per fare dei calcoli al di fuori dell'ambito Ecco, lei però introduce, anzi riprende questo concetto
che l'interlocutore era l'individuo e non più, insomma, l'IBM quando vendeva i calcolatori a metri quadrati e a metri cubici non aveva come interlocutore l'individuo, aveva interlocutore... Se non mi si chiama alternativa, quel tempo era 101, il modo di fare i calcoli per un ricercatore era quello di fare buchi in un certo numero di schede, mettere in fila, andare al calcolatore per fare leggere, e poi ci aveva i dati il giorno dopo o qualche ora dopo, cioè dopo, a un certo punto a 101 si mise a disposizione dell'individuo la possibilità di fare i calcoli, ovviamente più semplici, ma di farli immediatamente in tempo reale. Esatto. Insomma, il calcolo in real time, insomma, diventa una frontiera diffusa. Infatti stava nascendo in quel momento, stava nascendo il discorso di time sharing, no? Sì. Per cui ad esempio mi ricordo le discussioni che ho feci con quella General Electric, i quali dicevano che macchine di un programma 101 non avrebbero avuto grande successo perché in futuro era time sharing, no? Collegando quindi, spiegando che la potenza di calcolo come energia elettrica bastava attaccare un terminale a una spina per avere a un certo punto la lavorazione. Quasi anticipando il cloud di oggi. Ci hanno messo per arrivare a quella visione, ci hanno messo un po' di anni sostanzialmente. Ritorniamo ai ragazzi di Barbaricina e poi di Borgo Lombardo. E anche lì c'è uno stile che sembra quasi richiamare, anticipare la mitologia dei ragazzi dei garage, insomma, californiani. La riflessione, insomma, che le propongo è: l'informatica per sua natura, in quanto tecnologia di libertà, un po' pretende la disarticolazione dei modelli verticali, rigidi, di creare modelli più orizzontali, ha uno stile diverso. No, direi che non è l'informatica che ha uno stile diverso, è che sono fondamentalmente sono aziende che hanno uno stile diverso, mi spiego meglio. Le aziende, se prendiamo l'IBM fino a pochissimo tempo fa era un'azienda in cui se uno andava con la camicia bianca, la cravatta, eccetera, già la camicia azzurra non era tollerata in sostanza. Quindi l'IBM, mi chiamo il master di molti anni, è la leader dell'informatica. La vera differenza è tra aziende nuove che nascono con l'informatica e aziende invece che sono tradizionali rimangono. Lati termini, se potevo fare un esempio usando il linguaggio di oggi, possiamo parlare nell'informatica dei nativi informatici rispetto agli immigrati informatici. No? Quelli che sono immigrati informatici sono rimasti ancora in giacca e cravatta. No? I nativi sono nati in funzione la loro capacità di esprimersi nel settore, in questo nuovo settore, e quindi nasce in maniera più informale. Ecco, ma in qualche... allora arriviamo anche alla questione del gruppo di Chu, sì, e il ruolo che ebbe questo straordinario personaggio di italo-cinese che davvero rappresenta un unicum. Ecco, intanto lei pensa che, come dire, questa sua cultura ibrida, questa sua origine cinese trapiantato in Italia, riportato in America, ritorna in Italia, lo rende assolutamente un personaggio esclusivo? Indubbiamente sì. Tra l'altro però la cosa più importante di Chu, c'erano due aspetti di Chu, che per cui, cioè, oltre che essere un personaggio esclusivo, era amplificato da due fatti. Il primo fatto era il bridge tra lui e l'America, in questo senso. Permettiamo che allora andare in America non era un fatto normale. Se oggi uno di noi viene invitato ad essere a New York la prossima settimana, prenderebbe e ci va. Allora andare in America non era cosa normale. Per cui fondamentalmente il fatto di avere i collegamenti con la Columbia University, l'altra università, era un aspetto importante che non era presente nella dirigenza Olivetti. La seconda cosa importante di Chu è la sua capacità di attrarre persone. Chu fondamentalmente mise nel laboratorio di Barbaricina tutto sommato i migliori laureati di fisica, di matematica, di ingegneria che c'erano loro sul mercato. Questo fu un punto importante, eccetera. E alla fine, e questa è una cosa
che col tempo sarebbe stata negativa, non si poneva molto il problema organizzativo. Il suo problema era quello di dire: tu vieni, gli davo qualche incarico, in alcuni casi addirittura cercava di lavori, tra virgolette, forse anche non coerenti con le esigenze del momento, pur tenere queste persone impegnate e gli fa lavorare su qualcosa di interessante. Chiaramente questo è un modello che col tempo non sarebbe letto, in sostanza. No? La domanda che voglio fare è se ciò avrebbe, in che modo ciò avrebbe cambiato sul modello di comportamento quando l'azienda le avrebbe richiesto strutture, diciamo, gestionali più formali e diverse. Ecco, e proprio con questo stile ragiona su quale fosse poi la vision che tenesse insieme questo universo di personaggi aggregati da Chu. Cioè, qual era in realtà la vera molla? Era una competizione con i giganti americani o si intravedeva un nuovo modo di organizzare il sapere, di finalizzare la competenza? È il secondo modello, cioè non è tanto un problema di competizione, era un problema che le tecnologie, le conoscenze che mano a mano si acquisivano permettevano di fare cose nuove non permesse nel passato. Quindi il calcolatore era una nuova frontiera, bisognava a questo punto affrontarla, bisognava gestirla. Direi che fondamentalmente occuparsi di calcolo elettronico, occuparsi di software per il calcolo elettronico, occuparsi delle periferiche e di modi di operare con i calcolatori era un qualcosa che da solo ci appunto rappresentava la sfida. Che poi questo, quindi l'elemento di competizione non era la priorità era fare delle cose, no? Cose nuove. Cose nuove.